Esattamente, perché vuole essere una provocazione, cioè si va al cinema per divertirsi, si va al cinema per imparare, si può andare al cinema anche per interrogarsi. Difatti queste pellicole hanno proprio questo precipuo compito, quello di stimolare negli spettatori le domande così dette fondamentali esistenziali: chi sono, perché vivo, come vivo, dove vado. Rispondere a queste domande significa dare una bussola alla propria vita, e noi attraverso questi film vogliamo far trasparire la fede, l'entusiasmo, l'anima che c'è attraverso il regista Juan Manuel Cotelo, che attraverso queste pellicole appunto ha voluto far trasparire la ricchezza della sua vita, della sua fede, essendo lui un convertito ed essendosi ora messo al servizio dell'evangelizzazione. Quindi vuole provocare anche il senso religioso della propria vita. Veramente mi fa molto piacere, vuol dire che abbiamo colto nel segno, vuol dire che abbiamo dato una possibilità di riflessione, di incontro, di dialogo. È stato veramente bello, intenso e entusiasmante l'incontro di ieri sera, e spero che lo sia anche questo di questa sera e poi anche per le prossime proiezioni, perché come sappiamo inizia da questa sera la rassegna e terminerà il 22 di febbraio ogni giovedì con due spettacoli alle ore 19 e alle ore 21, solo oggi un solo spettacolo, perché il primo sarà sostituito dalla presenza del regista. Don Benito, volevo chiedere una cosa: si dice sempre che il film, il cinema è finzione, ma qui in questa rassegna c'è tanta di verità, tanta fede, tanta verità, insomma. Esattamente, perché il regista ha voluto cogliere degli elementi della vita concreta, della vita vissuta. Lui racconta sempre basandosi su esperienze esistenziali, su esperienze che lui ha incontrato e conosciuto nella sua vita, e cerca di raccontarle nella pellicola. E questo è bello, perché la sceneggiatura, che in genere viene scritta da qualcuno, in questo caso è scritta dalle storie degli individui, e quando si racconta la storia delle persone bisogna togliersi il cappello, perché ogni storia è degna di essere rispettata, accolta, anche se non sempre condivisa. Il regista diceva prima nella nostra intervista che è importante amarsi in famiglia, perché così ne beneficia la società. Ma certamente la famiglia è la cellula fondamentale della società e di ogni comunità. La famiglia stessa è una comunità, è la prima fondamentale comunità. E quando c'è armonia, serenità, dialogo, capacità di perdono, di riconciliazione nell'ambito della famiglia, non solo se ne benefica la famiglia stessa, ma la famiglia educa i figli, perché non dimentichiamoci mai che i figli sono sempre immagine e somiglianza dal punto di vista pedagogico della propria famiglia, perché l'uomo è l'unico animale in natura che ciò che fa non lo fa per istinto, ma lo fa perché lo ha visto fare. Allora i genitori hanno questo compito grandissimo nel campo dell'educazione: dare l'esempio. La testimonianza è la ricchezza più grande che ognuno di noi può portare nel suo cuore come eredità dai propri genitori e dalla propria famiglia.